Allora, parto col dire complimenti al Napoli, complimenti al Napoli, una squadra veramente fortissima che oggi ci ha messo sotto in un modo incredibile. Sono veramente fortissimi, complimenti davvero al Napoli, ma oggi ne ho per tutti. Oggi ne ho per tutti. Quattro pere dal Napoli. Ogni volta che giochiamo con loro sempre peggio, ogni volta sempre di più ne prendiamo. Ma oggi che scempio, che scempio. Ripeto, il Napoli che fa la partita della vita, una prestazione veramente eccellente, che neanche si può immaginare una prestazione del genere. Ma oggi noi, mamma mia, come si fa a giocare così? Come si fa a giocare così? Mamma mia, imbarazzanti, imbarazzanti. Tutti male, tutti male. Qualcuno forse che si salva, ma male, malissimo, malissimo. Partiamo da dietro, partiamo da Reina, che Reina, cioè, è seduto su una sedia. Reina in porta è seduto su una sedia. Quando arriva un tiro, ma lui è seduto su una sedia, è seduto su una sedia. Questi gol da parare erano difficili, ma lui è seduto su una sedia. I gol difficili da parare non ne para uno, non ne para uno, veramente io non so più cosa dire. Poi i quattro gol del Napoli, cioè quattro perle che ti vengono in una partita su 50. Ma vogliamo parlare del gol di Mertens? Ma quel gol di prima, quando sei girato praticamente di spalle dalla porta, metterla all'incrocio. Ma quando mai ti viene un gol del genere? Quando mai ti viene un gol del genere? Ma com'è possibile? Viene in una partita su 50. Mertens contro di noi sembra Messi contro di noi, Mertens. Non è possibile, ogni anno contro di noi Messi è, mamma mia, oh, mamma mia. Poi Fabian Ruiz, vabbè, lo sappiamo che fa quel tiro, è bravo a fare quel tiro, ma gli lasciamo spazio. Non è possibile che Fabian Ruiz, che lo sappiamo che ha quel tiro, che tira lì, non dobbiamo farlo tirare. Poi anche lì Reina poteva fare molto di più, lo sa che tira lì, si butta dopo un anno, doveva pararla quella. Fabian Ruiz ha il tempo di controllare con la sua falcata, va avanti, tempo di guardare dove è la porta, l'angolino lì, la piazza lì. Ma chiudetelo, ma chiudetelo! Oggi veramente difesa imbarazzante, per poi arrivare a Luis Felipe, oggi partita da tre! Da tre Luis Felipe, ogni pallone che tocca lo perde. Acerbi meglio, ma comunque insufficiente. Patrick. Ma Sarri ha sbagliato a mettere Patrick. Poverino Patrick, che è da Serie C, ma povero. Ha sbagliato Sarri. Non puoi mettermi Patrick, non puoi mettermi Patrick. Poi vabbè, Luis Felipe uno scempio totale, quel bidone. Oggi non era in giornata, ma non puoi mettermi Patrick. Ok, che è più difensivo, contrasta Insigne, ma già è lento. Poi gli uno contro uno non li sa fare. Si faceva sempre saltare. Mamma mia, che scempio, che scempio. Giro palla del Napoli ipnotizzanti. Io veramente non so come fanno. Quando giocano contro di noi si trasformano nel Barcellona. Anche l'anno scorso 5-2, mamma mia. Quando giocano contro di noi è veramente una cosa impressionante, impressionante. Poi vabbè, quattro gol che abbiamo preso, tre cappellate della difesa, ma anche Mertens, vabbè, oggi già detto che era Messi. Ma lì una palla che perdiamo, palla che arriva Mertens che ha tutto il tempo, fa finta di tirare, ne salta uno, ne salta due, prepara il tiro, entra in area, fa di tutto, ha 40 secondi per prepararsi quello che vuole e poi fare il tiro quasi a porta vuota, che Reina lì non ci poteva fare niente, però. Cioè, prende palla, ne scarta uno, quello arriva in scivolata, va al bar, un altro che manco lo marca, l'altro che non gli chiude lo specchio per tirare. Ma di cosa stiamo parlando? Di cosa stiamo parlando? Oggi la difesa è uno scempio. Ma non solo oggi, non solo oggi. Una figura imbarazzante a Napoli, una figura imbarazzante a Napoli che ha fatto la migliore partita della stagione, ci ha messo sotto. Ma noi veramente imbarazzanti, una cosa che non si può immaginare, mamma mia, mamma mia. Poi ripeto, Mertens,
Quel gol ti viene una volta su 50 e lo fa contro di noi, ma non è la prima volta Mertens. Ogni anno fa un gol più capolavoro dell'altro contro di noi. Non so se vi ricordate quello da 50 metri a 40 metri a giro con Stracoscia che era uscito di 2-3 anni fa, non so se lo ricordate. Mamma mia, che scandalo, che scandalo. Felipe Anderson, io non so cosa gli è successo a quel ragazzo, inizio campionato fenomenale, adesso buio, si è spento, non so cosa gli è successo. Zaccagni entra, ci prova, okay, poi Pedro che si infortuna, oggi proprio tutti veramente male, male, male. Ultimamente abbiamo una difficoltà ad arrivare in porta che proprio, cioè, non capisco, ma poi Sarri sì, ha sbagliato, ma poi al 65esimo, ma cosa mi togli Milinkovic? E metti Basic, ma togli Cataldi! Cataldi è anche ammonito, Cataldi! Cioè, devi recuperarla, mi togli Milinkovic! Ma togli Cataldi! Ma come fai a togliere Milinkovic? Anche Sarri oggi, veramente, mamma mia! Mamma mia! Spalletti, capolavoro di Spalletti, ma il Napoli è una facilità arrivare in porta. Tutto tocco di prima, palla che va di là, di qua, il tiro. Mamma mia, oggi veramente umiliati, umiliati da un grande, grandissimo Napoli. Adesso ci dobbiamo svegliare perché continuare così non si può, non si può. Figuracce facciamo, facciamo solo figuracce. Mamma mia, male, 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 male. Fatemi sapere qua sotto con un commento la vostra, cosa ne pensate. Io vi auguro una buona serata, domani è pure lunedì e si va a scuola, ma guarda un po' qua. Vabbè, buonanotte, ciao ragazzi.